Si vede la differenza, ma è sempre con la stessa logica. Ci sono due realtà che bisogna tenere insieme con equilibrio. Apparentemente si vedono un bambino normale, una donna normale a cui viene portato l'annuncio, un bambino normale che nasce, uno che come tutti va al Giordano a farsi battezzare, figlio di uno sconosciuto di nome Giuseppe. In realtà quel bambino è il figlio di Davide, figlio dell'Altissimo, Cristo, Salvatore, Signore, figlio di Dio. Però bisogna riuscire a non fare come gli apocrifi, cioè a non inventarsi cose per dire che era straordinario. Bisogna riuscire, come Maria, un po' alla volta, a fare la fatica di tenere insieme queste due cose. Adesso sta andando via bene, vero, come velocità. Sì, sì, siamo a pagina 5, già nell'ultima parte. Intanto abbiamo un goccio di acqua. È vero che non c'è la pausa, ma qualche Capite come questi episodi diventano la chiave di lettura di tutto il Vangelo? Perché ci chiedono proprio uno sforzo di mentalità. E Luca, su questo abbiamo visto, insiste molto, vi ricordate Nazareth, il primo episodio che abbiamo approfondito. Per riuscire a capire Gesù e a credere in Lui bisogna avere la mente aperta, bisogna accettare che Dio si rivela in un modo che non ti aspetti, che va oltre, che va di là, che va di più. Ma recuperiamo alcuni dati visti all'inizio, quando abbiamo visto chi è Luca, un cristiano della seconda generazione, non discepolo di Gesù ma collaboratore di Paolo. E qua si vede, per esempio, su come affronta il tema di Gesù e il peccatore. Uomo di una grande cultura, perfettamente inserito nel mondo ellenistico, come pure nella fede di Israele. Un uomo specialmente della mentalità aperta, come era Paolo. Secondo me la qualità più grande di Paolo era l'intelligenza, cioè la capacità di aprire, di adeguare non la realtà ai propri schemi, ma i propri schemi alla realtà. E questo è sempre qualcosa di arricchente. Per esempio, abbiamo visto nell'infanzia, vi ho fatto un accenno prima alla genealogia, di come Luca ci dica, sembra solo il figlio di Giuseppe, in realtà è figlio di Dio, ma poi ci sono molte altre sottolineature. Per esempio, tutti gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, riportano la frase a proposito di Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Luca aggiunge un versetto, ogni borrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte, quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ogni uomo. Letteralmente c'è scritto ogni carne, ed è un termine quasi giuridico per indicare nessuno escluso, tutti vedranno la salvezza di Dio. C'è qualcosa di grande che sta accadendo, ma prima ancora il passaggio più importante di tutti per l'inizio del Vangelo è quello di Simeone, che vi leggevo penso la volta scorsa con riferimento agli Atti, giusto? Adesso mi sto confondendo con quello che abbiamo fatto sabato e domenica, perché semmai, se non l'ho detto, voi fate finta di sì, dite sì, sì. Ora puoi lasciare il Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Ve l'ho letto queste parole? Qualcuno ha detto sì? Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Oh, Simeone ha visto un bambino, ma siccome è mosso dallo Spirito Santo, va al di là dell'apparenza e dice questo bambino è la salvezza. E quando Gesù entra in casa di Zaccheo, la salvezza è entrata in questa casa. Gesù non è il Salvatore, è la salvezza, è di più ancora. Preparata per chi? Davanti a tutti i popoli, non solo al popolo di Israele, a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti.
Genti è un modo per dire popoli, abbiamo tradotto dal latino, gens, e non dal greco, che è un'altra parola. Beh, almeno qua c'è genti, non come ogni tanto si dice gentili, che lì proprio si perde il senso in italiano. Ma genti viene usato per dire gli altri popoli, ma noi e gli altri, i pagani, e gloria del tuo popolo Israele. Simeone fa una profezia altissima, dice questo bambino non solo compirà le attese del suo popolo, ma sarà molto di più. Sarà una luce che illuminerà, porterà la luce di Dio a tutti i popoli della terra, perfino ai pagani. Sarà la salvezza per tutti i popoli che Dio ha preparato davanti a tutti i popoli. Però bisogna avere il coraggio di andare oltre quello che si vede, perché anche quando siamo in Galilea vedono solo un Salvatore che può farci molti, molti regali, gli abitanti di Nazareth. E Gesù deve costringere ad uscire da questo loro modo di pensare. Vede solo un uomo che non ha cacciato via una peccatrice, Simone il fariseo. Ricordate, Luca 7, versetto 39. Non l'abbiamo visto questo brano, ma ve l'ho accennato quando abbiamo fatto la Galilea. Cioè, tutti dicevano che ha risuscitato i morti, questo è un profeta, ma siccome non caccia la peccatrice, dunque non è un profeta. Ma bisogna andare oltre i propri schemi. Chi lo ha detto che i profeti devono cacciare i peccatori? Li riconoscono e li mandano via. Chi lo ha detto che non possono riconoscerli e accoglierli? A parte il fatto che questa donna, quel brano lì è proprio esemplare, perché non mi ricordo più se l'abbiamo letto, quanto l'abbiamo letto, però no, letto no, però... Per i mesi sì. Sì, come cambia, è proprio interessante per il modo di scrivere di Luca e di ragionare di Luca. C'è questa donna e che entra in Simone e Gesù è seduto a tavola a casa di Simone il fariseo. Mangiavano mezzi sdraiati in quel sistema scomodissimo, però andava di moda, quindi bisognava. E quindi con i piedi verso l'esterno. Arriva una donna, le cene con i personaggi importanti erano sempre aperte al pubblico, non per mangiare, cioè, ma per assistere, per guardare, per ammirare il padrone di casa, si mette ai piedi di Gesù e comincia a piangere, li bagna, li asciuga, li bacia, li cosparge di olio profumato. Chi è questa donna? Una donna che era una peccatrice nella città, cioè per tutta la città lei era la peccatrice, punto. Infatti Simone dice, se sapesse che questa qui è una peccatrice, la caccerebbe via. Che cosa dice Gesù a Simone? Vedi quello che ha fatto, guarda meglio. I suoi gesti sono gesti di amore. Quindi non è una peccatrice, è una persona, è una donna. Dice, vedi questa donna, non questa peccatrice, è una donna che ama. Perché ama, secondo te? Ma se ci sono due creditori, uno 50, uno 500 denari, chi amerà di più il padrone? Quello a cui sono stati condonati 50 o quello a cui sono stati condonati 500? Risposta? Quello a cui è stato condonato di più. Dunque lei sta esprimendo tutto questo amore che è grandissimo perché le sono stati perdonati i suoi tantissimi peccati. I suoi peccati erano tanti, però le sono stati perdonati. Per questo è qui a esprimere gratitudine, mentre colui al quale viene perdonato poco, ama poco. Quindi era una peccatrice, ma Gesù dice guarda bene e capirai che è una donna che ama e ragiona, e se ama così è perché è stata perdonata da peccatrice. E alla fine dice alla donna la tua fede ti ha salvato. Quindi vede qualcosa di più ancora, la fede. Ma come ha fatto a vedere tutte queste cose Gesù? Cioè la gente vedeva solo l'etichetta peccatrice e lui ha visto l'amore, ha visto il perdono ricevuto e ha visto la fede. Ma perché Gesù è così, non si ferma all'apparenza. E Luca ci dice che dobbiamo fare così anche noi, non solo con gli altri, ma anche con Gesù. Se no, arriviamo al brano del buon samaritano, lo leggiamo, ci piace e diciamo dunque pregare non serve, basta darsi da fare con gli altri, ricordate. E invece poi leggiamo Marta e Maria, e siccome leggiamo a spizzichi la Bibbia, leggiamo subito Marta e Maria e diciamo ah bene, meno male. È pregare che è importante, quindi non farò mai più da mangiare a mio marito che si arrangi. Io la sera devo dire i vesperi solenni con l'incenso e tutto questo. Bene, se da voi morirebbe di fame.
Ma a parte questo, no, no, Luca dice: no, non fate questo errore, non fermatevi alla prima impressione, perché la prima esperienza può essere bellissima, ma nessuna esperienza è completa, dice tutto della fede. Può essere, sono andato a riguardarmelo il video che vi accennavo, forse si trova tutto in internet, quello del Papa Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi. Cioè, misericordia è allargare le braccia e accogliere i peccatori, ma misericordia è proprio, si vede il Papa che con la mano a pugno così, è ancora giovane Giovanni Paolo II, vigoroso, dice che non si può, nessuno ha il diritto di calpestare quel dono di Dio che è la vita, ma facendo il pugno così, anche quella è misericordia. Infatti tra le opere di misericordia non corporale le altre, c'è tanto consolare gli afflitti quanto ammonire, no, come si dice, i peccatori. Sono opere di misericordia entrambe, non è l'immagine della misericordia, non è solo il Padre misericordioso. E anche Gesù che dice: attenti, perché per entrare nel regno dei cieli bisogna darsi da fare. Non fermatevi ad una prima impressione, perché ma se i pastori si fossero fermati alla prima impressione, quando gli angeli hanno detto è nato un bambino che è il Salvatore, avrebbero detto: cosa avete bevuto questa sera in cielo? Noi restiamo qui con le nostre pecore che sono più intelligenti e sanno che il Salvatore del mondo non può essere così. E invece sono andati. Ma non abbiamo letto anche l'inizio del capitolo 24, quando le donne devono fare un salto enorme e credere in Gesù senza vederlo, solo ricordandosi quello che aveva detto: non si vede niente davanti al sepolcro, eppure credono. Nessuno di coloro a cui gli apostoli annunciano Gesù vede Gesù. Nessuno di coloro ai quali Luca scrive il Vangelo incontra Gesù di persona fisicamente, però è l'ultimo salto, quello più grande, quello cioè di credere che Gesù è presente, anche se noi non lo percepiamo immediatamente con i nostri sensi. Del resto noi siamo sereni nel sapere che Gesù è presente anche qui questa sera, giusto? Meglio non pensarci troppo. Specialmente quando si deve predicare, non pensare che c'è Gesù che ascolta la predica, però si è detto che dove due o tre sono presenti, sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, noi siamo più di due o tre, quindi noi quando predichiamo dobbiamo sempre stare attenti al pensiero di chi abbiamo davanti che ascolta. È un salto enorme credere che Gesù è presente in questo momento. Ma per questo Luca ha raccontato tutto il Vangelo e ci invita a fare un percorso, perché non si arriva tutto su un colpo, ad un salto così, si arriva un po' alla volta, partendo dalle realtà semplici, come sono quelle dell'infanzia, ma poi attraversando il periodo in Galilea, quello del viaggio, alla fine si arriverà a Gerusalemme. Perché il passaggio più grande è proprio l'ultimo, quello di credere che Gesù è presente quando ci sono le altre persone, come negli Atti degli Apostoli, dove non c'è mai fisicamente, eppure c'è sempre, e in un modo o nell'altro guida la sua Chiesa dove voleva lui. Ho 2 minuti di ritardo. Però non deve mai qualche ora. Quindici minuti ce li concedi e li facciamo nostri, ecco, non perdiamo questi 15 minuti, e non li usiamo solamente per ringraziarlo. Però se qualcuno, oltre a qualche domanda, qualche osservazione generale sul percorso, eccetera, ecco. Una cosa, visto che hai sottolineato nella seconda parte i parallelismi, poi per sottolineare appunto come Luca fa emergere la superiorità di Gesù, il parallelismo fra Giovanni Battista e Gesù. Allora,
la parentela. Gli altri evangelisti non hanno bisogno di sottolineare la parentela fra Giovanni e non dicono nulla riguardo a questo. Però Matteo e Marco ugualmente, almeno all'inizio almeno dell'attività pubblica di Gesù, collocano anche Giovanni Battista, anzi fanno precedere all'inizio dell'attività pubblica di Gesù il ministero di Giovanni Battista, quindi anche lì c'è un parallelismo. Però il parallelismo di Luca è molto più forte, tanto che risale fino all'infanzia, alla nascita, anzi prima ancora agli annunci, alle annunciazioni. La parentela quindi è inventata completamente, o c'è qualcosa che si può supporre? Ma con la fede non c'entra nulla, è soltanto per riuscire a capire se la parentela è funzionale oppure se può essere anche un dato oggettivo della storia. Funzionale vuol dire che sono così legati i due che sono legati anche da parentela di sangue. Ma fa sempre domande difficili da Luciano. C'è qualche domanda più facile prima? Così intanto ci penso. Beh, no, è una curiosità. Sì. La parentela è molto vaga comunque, nel senso che noi siamo abituati a dire che Elisabetta era la cugina di Maria, giusto? A dire il vero c'è scritto così, quando l'angelo parla a Maria dice: ecco Elisabetta tua parente. Infatti la nuova traduzione è molto chiara, tua parente, anche in greco c'è scritto una parola che vuol dire parente. Quindi c'è una qualche parentela. Però, per esempio, i due rami maschili non sono poi così legati, perché se Zaccaria è un sacerdote vuol dire che è della tribù di Levi, se Giuseppe è un discendente di Davide vuol dire che è della tribù di Giuda, quindi sono anche due tribù diverse. C'è una qualche parentela tra le due donne, tra la moglie di Zaccaria e la moglie futura di Giuseppe, quindi di per sé non è neanche una grande parentela ufficiale, perché poi la parentela che conta è quella tra gli uomini. Però non è neanche del tutto così. Allora, dal punto di vista della teologia del racconto non serve che siano parenti. Infatti è una cosa che non viene detto che hanno un legame speciale perché si conoscevano, perché c'è una storia precedente tra le famiglie, perché. E anche quando si trovano da adulti non si riconoscono. Cioè non si riconoscono come parenti Gesù e Giovanni Battista. Si parlano pochissimo, in Luca non si parlano proprio, in Marco non si parlano proprio, in Giovanni non si parlano proprio, solo in Matteo Giovanni Battista dice due parole al battesimo a Gesù. Ma poi quando, anzi i Vangeli tipo Luca sottolineano che Giovanni Battista non aveva capito bene chi era Gesù, e quindi allora il dato che fossero parenti aiuta solo una cosa nel racconto. È utile perché aiuta l'angelo a fare un esempio, deve fare Maria un esempio pratico, deve dire: puoi fidarti perché Dio fa cose che sembrano al di là della natura. Per esempio la tua parente che era vecchissima e tutti dicevano ormai non avrà più figli, ha concepito, va a trovarla e vedrai che ha concepito. E se avesse detto una persona qualunque non c'è nessun legame, invece una c'è un grado di parentela, è qualcosa di conosciuto, conoscibile, verificabile. È storico o non è storico? Beh, non è storicamente impossibile, perché è vero che i due uomini venivano da due tribù diverse, però è anche vero che se Giuseppe è andato a Betlemme e Giovanni Battista e Zaccaria abitavano nelle colline della Giudea, la tradizione ha collocato la casa da Ein Karem, che è lì vicino, comunque no, non sono lontanissimi.
c'era stato ai tempi dei Maccabei, 165 anni e seguenti, quando hanno riconquistato Gerusalemme dopo il sacrilegio di Antioco, e hanno un po' alla volta allargato il territorio fino a riconquistare tutto, siccome la Samaria e la Galilea, c'era stata una deportazione secoli prima ancora con gli Assiri, c'erano troppi pagani, allora avevano costretto amabilmente, insomma questo lo aggiungo io, famiglie dalla Giudea a trasferirsi al nord in modo da rigiudaizzare un po' di più il nord, cioè, quindi è un dato. Questo perché lo dico? Perché c'è anche chi dice ogni tanto, anche a livello divulgativo, che non è vero che Gesù è nato a Betlemme, è solo un'invenzione perché siccome è il figlio di Davide dunque deve essere nato a Betlemme. Certo che gli evangelisti ne diano, lo sottolineino da un punto di vista teologico, sì, ma che ci sia un fondamento storico è possibile, è anzi probabile, perché appunto più di una famiglia era stata costretta 150 anni avanti Cristo, 150-130, a trasferirsi a nord per cambiare un po' quegli abitanti del nord, come quando in epoche non così recenti, non così passate, molte famiglie del Veneto sono state gentilmente spinte verso alcune pianure a ripopolarle, a fare, ecco, una cosa del genere. Per cui può capitare che, oppure come immagino per esempio quando c'è stata quando ci sono le feste dei morti, arrivano sempre parecchie persone dalle parti di Milano su nella Valle dell'Astrico, perché nella prima guerra mondiale poi molti sono stati sfollati perché c'era il fronte e molti sono andati a finire a Milano, cioè, e quindi magari pur abitando attualmente così lontani non è strano che ci siano delle parentele. Quindi, ricapitolando, non è un dato così importante per il Vangelo secondo Luca. Anzi, Luca tende a sottolineare come Giovanni Battista e Gesù siano stati molto separati fin dalla nascita, perché Giovanni Battista quando è nato poi si trasferisce nel deserto, invece Gesù in Galilea, quindi su due luoghi lontani fisicamente, geograficamente, come stile di vita, come mentalità, come tutto. Tanto che Giovanni Battista non capisce Gesù e gli manda a dire, capitolo 7 del carcere, io sto per morire, vorrei togliermi il dubbio, sei tu il Messia o dobbiamo aspettare un altro? Quindi Luca sottolinea di più la differenza e la distanza tra i due. Gli è utile sottolineare la parentela perché così Elisabetta e Maria si possono incontrare facilmente, che sia un dato storico è probabile, quindi io non vedo motivi per dire di no quando non ci sono, come quello di Betlemme. Anche per le risposte. Posso chiedere? Sì. Quando nel Vangelo è scritto diede alla luce il suo figlio primogenito, vuol dire che Gesù ha dei fratelli in carne? Perché se è detto primogenito, ecco. È giusto dedurre della mia. È giusto dedurre. È giusto dedurre che ha avuto il fratello. Non solo guardando una cosa per sicurezza. Voglio vedere cosa c'è scritto. E che versetto siamo? È il versetto 7. Capitolo 2, versetto 7. Sono bellissimi adesso questi cosi qua che hanno. Sono andato a cercare quando ce l'aveva lì. Sì, il primo esempio, no, volevo solo vedere. Allora, avete sentito la domanda anche in fondo? Il fatto che scriva che ha dato alla luce il figlio primogenito vuol dire che dopo ne ha avuti altri. Il figlio primogenito vuol dire che prima non ce ne sono stati altri e che dopo ce ne siano stati altri l'espressione non lo implica, ma neanche lo nega. Ma perché non era nell'interesse dell'evangelista specificare dopo. Quello che a lui interessava dire è che prima di Gesù non c'era nessuno e che anzi Maria ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo, perché dice lo Spirito scenderà su di te, e quindi che non c'entra nulla
neanche Giuseppe. C'è un'espressione ancora più difficile nel Vangelo dell'infanzia di Matteo. Discutevo l'altro giorno con una persona a proposito di questo, quando dice, quando si destò dal sonno, capitolo 1, versetto 24-25, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale letteralmente e non la conobbe fino a che non ebbe dato alla luce un figlio che gli chiamò Gesù. E dopo? Allora, a Matteo non interessa dopo, interessa che fino a che non ha dato alla luce Gesù, Giuseppe non la conobbe. La traduzione italiana ha un po' aggiustato, no? Perché allora dire così significa la cosa essenziale per l'evangelista è che prima di Gesù non ci sono altri figli per Luca, che Gesù è il primo. La cosa essenziale per Matteo è che Giuseppe non c'entra nulla nella nascita di Gesù. A nessuno dei due interessa dire cosa è accaduto dopo. È una preoccupazione che è sorta dopo nel tempo, quando con la teologia si è andata a formare, ma prima che a livello di riflessione teologica, a livello di sentire popolare, pensate a quella antichissima antifona, Virgo Prius ac posterius, come l'inizio? Sì, cioè Vergine prima e dopo. Il parto è qualcosa che poi con l'andare del tempo si è sentito la necessità di riflettere, di discutere, di capire, e ci sono stati anche dei pronunciamenti magisteriali molto precisi su questo, abbastanza precisi su questo. Alma Redemptoris Mater. Però gli evangelisti non avevano questa preoccupazione, l'interesse era dire: siamo sicuri che Giuseppe non c'entra per Matteo, siamo sicuri che prima di Gesù non ci sono altri figli, quindi è stato il primo genito per Luca. E lo scopo non è difendere la verginità di Maria, lo scopo è affermare l'unicità di Gesù. E la verginità di Maria non è una qualità di tipo morale, ma di tipo teologico per gli evangelisti. Cioè, Maria era vergine quando ha concepito Gesù, dice Matteo, dice Luca, quindi colui che è nato è un bambino veramente, sì, però è stato concepito in un modo che va al di là di come si concepiscono, adesso non si può neanche più dire normalmente, naturalmente, ma certo, comunque sì. Vi dicevo che la traduzione italiana ha cambiato, invece di dire e non la conobbe fino a che ebbe dato la luce, ha messo e senza che egli la conoscesse e la diede alla luce un figlio, che è giusta come traduzione. No. Solo che semplifica, nel senso che non pone la domanda e dopo. Addirittura c'è una festa liturgica, non mi ricordo quale, in cui hanno tagliato la testa al toro, cioè l'ultimo versetto di Matteo non c'è, e basta. Però sì, ci sono, bisognerebbe poi andare a guardare, sì, ma la riflessione è molto complessa, bella, in cui si parla di figlio unigenito oltre che primogenito, ma non in questi brani. Questi brani sono molto molto generici su questo punto. E tu avevi parlato prima della nascita di Gesù in una stalla, cioè, andando a Nazareth, appunto, si vede la zona del focolare, la zona dove dormivano e la zona delle stalle. Non è detto necessariamente che fosse l'alloggio, poteva essere benissimo un alloggio di parenti anche, e quindi che fosse una casa loro, non essendo troppe persone, perché in quel periodo c'era il censimento. Maria ha trovato il momento, cioè la cosa più opportuna, riservarsi un luogo appartato e quindi non eccessivamente disturbata, e sì, nella stalla, che era una cosa normale perché si viveva insieme, animali e quindi non necessariamente, a mio parere, si deve pensare ad un alloggio estraneo. Cioè, d'altra parte, penso che a Betlemme c'erano i discendenti di Davide, quindi probabilmente c'era. Sì, sì, sì. Cioè, può essere che fosse da parenti o da persone che comunque l'avevano accolti, o forse in un luogo comune.
però c'è quella sottolineatura lì, lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. È un po' curioso come espressione, però se ci fosse stato posto, cosa vuol dire che non c'era posto? Che c'era troppa gente? Che... è comunque una seconda scelta. Oppure può darsi che fossero troppo poveri per, tra i parenti, per essere considerati importanti e quindi... Anche. Comunque la cosa importante è che non è una situazione di eccellenza, scelta, voluta, ma un ripiego, visto che nell'alloggio, per tanti motivi che non sono del tutto chiari, non c'era troppo posto perché c'era già troppa gente, perché non se la sentivano di partorire davanti a tutti, perché comunque sia certo non... il posto giusto sarebbe stato l'alloggio, ma non si poteva. Bene. Un applauso di cuore, abbiamo fatto penso l'applauso ad ogni lezione, a conclusione.